pronto. Mario, senti una cosa, ma che cosa combina? Come cosa ho combinato? Oh, il film, così non va bene per niente. Come, non ti è piaciuta la trovata della Gelmini? E Gelmini e Gelmini, Mario. Questo qua nel film muore addirittura. Diventa un santo, un martire. Noi lo dobbiamo fare sentire un idiota. Era per renderla un po' più attuale, sennò chi se la fila quella lagna, dai, parliamoci già. E poi dico un'altra cosa, ma come ti viene in mente di mettergli i nomi veri? Quello è stato il tocco di classe, no? Tocco di classe sta minchia, Mario. Così ci arrestano. Senti Gianni, io non è che mi posso mettere col tuo film, ho un sacco di cose da fare, quindi vediamo di farla stretta, prenditelo così no, com'è. No, ma tu vieni qua e risolviamo questa faccenda. Guarda, adesso sono proprio impegnatissimo, non posso assolutamente... No, Mario, tra mezz'ora qua a casa mia, Va bene, no? No, ma questa va bene, bisogna trovare una soluzione a quella prima. Troviamola questa soluzione. Dobbiamo farlo sembrare un pirla. Esatto. Ma che ha sta televisione? Ma guarda, non lo so, io butto i miei soldi, pago il canone, ma che schifo. Ma no, questa vecchia non la sopporto più. Mi chiama in continuazione. Pronto? Sì, buonasera signore Gambino. Sì, mi dica, non mi disturba, no? Sì? Guardi, per il mal di gola sono uscite recentemente delle compresse. Se li appunti. Posso? Zaccamenta. Zaccamenta. Sì, con 2C. No, non c'è bisogno la ricetta. Non è necessaria. Va bene? Prego, arrivederci, si figuri. Idea. Facciamo che viene bocciato a un esame. Meglio di così? No, guarda, Mario, è una cosa patetica. E poi, scusa... Lui è lattoniere, quindi che cosa c'entra l'università? Il lattoniere... Senti, ma dobbiamo trovarlo un modo di farlo sentire a merda sto Antonio. Sì, ma dobbiamo trovare un modo più intelligente. Intelligente non è che viene a comando una cosa intelligente. Anche se... Mario, sai, pensandoci... Potrebbe essere anche che Giulia se la prenda male. Lei se l'aspetta una cosa così squallida da me? Non è che ci interessa, è Antonio che dobbiamo colpire. Sì, noi dobbiamo colpire Antonio, ma tu pensaci bene, Antonio potrebbe anche non guardarselo questo film. Antonio, in fin dei conti, che cosa gliene frega di questo film? Senti Gianni, però dobbiamo fare in fretta, io non posso perdere tempo a questo film. Lo so. Senti, ma ste zaccamenta sono buone? No, aspetta, non ho capito. Te lo spiego bene. Provaci, dai, vediamo. Dai, allora. Questa è la timeline. Ci sei? Qui inizia la lavorazione di TS3. E questa è la prima scena del film che tu hai visto. Prima scena. Alla fine della lavorazione del film, Gianni torna insieme a Giulia. Ora tu ti chiederai perché torna? Perché prima dell'inizio della lavorazione del film di TS3 era successo che Gianni veniva lasciato da Giulia e voleva fare un film per vendicarsi del fatto che Giulia gli metteva le corna con un altro, però poi a un certo punto desiste, ok? In mezzo, fra l'inizio di TS3 e il fatto che lui desiste dal fare quel film, viene la mia telefonata. Mario, che sarei io, telefona. E che dice? Dice a Gianni: vieni un po' tu a sostituire st'attore che mi manca per un film da girare, che è Tiburtina Spara 3.
Quindi, cioè, il problema è che questa scena che viene dopo, temporalmente, è stata montata prima. Non si capisce? No. Proprio nulla. Cioè, se lo spieghi, così sì, però... Cioè, è complicato. Un po' complicato. Ciao Mario, un attimo, sì, quanto metti il via voce? Pronto, mi sento? Sì, sì, ti sento, Mario, dimmi. Sì, questo è Dio, non so se ti ricordi di Tiburtina Spada, come film che ho fatto qualche anno fa. No, sinceramente non mi ricordo, ma dimmi lo stesso. Niente, siccome all'ultimo minuto un attore Zaccamente, non so se lo conosci. Zaccamente? Chi è? Quello delle compresse? Mario, lo sai, ma io non sono un attore, non mi sembra una richiesta che posso soddisfare. Ma guarda che sei un cortometraggio con amici, è una cosetta facile. Mario, non lo so, io sinceramente... Sai che sei intendito con me, ti ricordi, no? Mario, proprio in questo periodo, guarda, qui in reparto sono arrivati nuovi pazienti, quindi sono un po' occupato, diciamo. Va bene Mario, dai, restiamo così, mandami la mail, qui la guardo e ti so dire qualcosa. Va bene, rimaniamo per domani alle 3 a Spine Sante. Va bene Mario, va bene, ok. Grazie Gianni. Prego, ciao. Quindi si girano due diversi capitoli di Tiburtina Spada. Uno a Roma, e sarà un cinepanettone, lo gira Magnoni. Noi invece proveremo a fare un film un po' più de sé. Per questo ho pensato subito alla Sicilia e a voi come personaggi. Purtroppo però non parteciperà nel ruolo di protagonista Zaccamenta, però ringrazio Gianni per averlo prontamente sostituito. E non è con noi oggi la protagonista, però ci ha fatto sapere che già da domani per le riprese sarà sempre con noi. Ma è da tanto che fai la bocca dei 5 film? No, lo faccio ogni tanto per arrotondare. Sai com'è? Quindi si guadagna bene? Abbastanza. Vivo il cinema, qualcosa, comunque anche gli studi dell'università. Dottore, qua ho finito. Dove le metto queste cose? Ma che ne so, fai tu. Apri tutto, tanto. Vedo dove sono capitato. Si capisce un cazzo. Scusa, hai visto a Mario? Cosa? Mario, dove? Ah, guarda, non lo so, sarà attirato. Non andare ne, no? Mario, dobbiamo parlare. Oh Gianni, dimmi. Ho visto quella lì. Quella lì chi? Quella lì, Giulia. Sì, sì. Giulia è la protagonista. Ma io non ci recito con Giulia però. Che non ci recito? Lo sapevi che decido tutto io, no? No, no, guarda, con Giulia non posso recitare. Senti, fammi lavorare, tu reciti e c'è Giulia. Va bene, vai al trucco che iniziamo a girare. Prepariamo questa scena, non mi viene a dire le comparse quello che devono fare, prepara i copioni, va bene? Ok. Dai, non preoccuparti. Comunque, grazie. D'altronde, dopo la morte della merdaccia, sono rimasto l'unico che può aiutarti. Stop! Stop. Leggi un attimo qua, non va bene. Un minuto per me? Perché non va bene? Non va bene, perché sembrate mio nonno e mia nonna che si stanno abbracciando. Dovete farlo più passionale. Poi anche le battute, no? Lei sta male. E tu la devi consolare. Mario, cioè, dovete essere... No, la dobbiamo fare così, va bene? Non era meglio questo. Mario, vedi conto che la situazione non è semplice. La dobbiamo fare così e la faremo così. Motore? Vediamo come riusciti.
Azione! D'altronde, dopo la morte della merdaccia, sono rimasto lungo per tipo di tempo. Stop! No, non va bene, un minuto per me. Vieni un po' qua. No, non va bene un po' qua. Senti, non va male questa cosa. Si iniziano a rifrequentare. Cazzo! Che hai fatto? Mi sono scordato di girare tutte le scene dove questi due si rimettono assieme. Cioè tornano a frequentarsi, si rimettono assieme perché poi li si lasciano, vedi qui. Sì, ho visto, sì. Ma non si capisce niente che questi si rimettono assieme. Dici che non si capisce. No, non si capisce, perché si capisce? È palese. Maru, siato dell'ome, cori, l'amore mio sento.